Importante e significativo appuntamento dal 4 al 6 maggio a Metaponto, frazione del comune di Bernalda. La prima edizione del Festival della Magna Grecia vedrà protagonista anche il comune di Taranto, che ha subito sposato l'idea di partecipare e di essere il primo comune partner, da dove partirà il tedoforo che porterà la teda, ovvero la fiaccola cerimoniale olimpica. Il festival si occuperà di filosofia, arte e scienza, senza dimenticare le antiche tradizioni che si svolsero nel tempo preromano, nonché i rituali sacri della dea Era e non solo, nel segno e nel nome di Pitagora, il principale esponente del pensiero magno-greco che proprio a Metaponto fondò una delle scuole più prestigiose. L'obiettivo primario è quello di rievocare la storia gloriosa dell'antica colonia magno-greca in tre giornate incentrate su relazioni di ospiti dal calibro internazionale, spettacoli di rievocazione storica e manifestazioni sportive. Ci saranno circa 200 rievocatori antichi tra guerrieri, donne, con abiti antichi e così via. La direzione e il coordinamento sportivo dell'evento sono affidati a Ruggero Dascanio e Maurizio Pappolla. Oltre ad avere l'onore di riprendere in mano la fiaccola dell'Olimpiade del 1960 e quindi ripercorrere lo stesso percorso della Spartana Timica, e al tempo stesso è stato anche il percorso di Teodofili dell'Olimpiade 1960, quindi c'è proprio questa sovrapposizione del percorso, e tutti i podisti hanno il piacere di partecipare anche in virtù del fatto che si crea questo evento ricoperto anche dai media greci. Si parte da Taranto nella giornata di sabato per poi attraversare Massafra, Palagiano, Castellaneta, Ginosa e giungere a Metaponto. Tra i tedofori del 1960 per le Olimpiadi di Roma c'era anche il tenore tarantino Aldo Bianchi. Un cippo ricorda il mio passaggio sulla 106 all'incrocio con la strada che porta a Ginosa Marina. Quindi quando vi troverete a passare, quel cippo con i cinque cerchi olimpici ricorda il passaggio della fiaccola, non il mio passaggio. È un'esperienza indimenticabile.